già di per sé questa struttura, oltre 50 anni, già quasi un mausoleo. Difatti, quando ero ragazzo pensavo chissà cosa farò da grande. La settimana scorsa ho compiuto 60 anni, sto pensando cosa fare della mia vita, che è sempre questo grande punto interrogativo. Non a caso qui, spigolando qui questi giorni per mettere fare insieme tante cose, ho avuto l'opportunità di stare da solo, perché proprio senti? Noi fuori assile in tempus maledi, di noi uomini abita atleta, si dice non uscire fuori, ritorna dentro, perché dentro di te, dentro. Allora un saluto al mio tre, un grande urlo, 1, 2, 3. Oh! Ciao, un saluto da parte di Angela Maria Tiberi a tutti voi. Grazie. Ciao Angela. Ecco di la vincitrice. Non li fora stile in tempo, sicuramente interiore uomini habitat veritas. La vera forza la possiamo trovare e cercare solo dentro di noi, la grande strada, eccetera. E questi due o tre giorni, la sera specialmente, tardi, metti con il complimento, disfacevo, pareva venero, vai a stare di là, muore a mattina. Allora a caso poi avevo tutta questa mostra fotografica sulla Cina, che ho il piacere di averla avuto proprio dall'ambasciata cinese. Questo veramente è un patrimonio, sono foto cristallizzate su tavole di legno e proprio, cioè praticamente credo che al mondo ci sia questo, che mi ha dato l'ambasciata cinese, infatti quest'anno sono stato anche con l'ambasciatore. E non a caso, Enzo, scusami, ho messo proprio in pole position questa foto, che è stato forse il ritrovamento più importante del nostro secolo, l'esercito di terracotta. Perché il primo imperatore, Cixing, aveva non solo paura di restare da solo, ma aveva anche paura della morte, cosa che tocca a tutti noi. Perciò questo proprio tocca a tutti noi, perché l'essere umano ha paura di stare da solo, ha paura molto della morte, come se fosse una cosa lontana, invece fa parte della nostra vita. E lui si è fatto sempre dire con 5.000 guerrieri, perché poi non a caso questi guerrieri nessuno ha l'espressione di un altro, una cosa incredibile, addirittura con i carri, le armi, tutto. Si è portato 5.000 e poi tantissimi gatti, perché questo grande animale, il gatto proprio l'emblema di questi grandi imperatori, perché gli dava una grande condizione nell'altra vita. Diciamo che potrei anche presentarne il dragone, lo sono diventato da grande. Ho iniziato già a 20 anni a insegnare arti marziali, poi non so che cosa ho fatto, più sono 5 anni, quarto d'anno, più volte. Quando praticamente tutti quelli che insegnano hanno insegnato, sono stati allievi miei, ho fatto stage dappertutto, non so più che cosa. Quando ho iniziato l'anno del dragone, ho visto che ci voleva qualcosa di diverso. Ho iniziato perché? Perché mi ero scocciato di andare a sentire a vedere le manifestazioni degli altri, perché ho trovato la musica. La polentata, cioè molte volte non ci sta una massimo teatro e cose. Allora ho iniziato con questi spettacoli strani e 22 anni sono praticamente approdato dappertutto. Mi ha portato sull'isola addirittura a eventi mondiali, c'erano 14 nazioni presenti, titoli europei, poi grossi gruppi folkloristici, baristi, ma 22 anni ne avrò fatto almeno 3-4.000 manifestazioni. Poi logicamente ho inventato questo dragone. Il dragone che cosa fa? Sputa il fuoco. E questo sono diventato, credo, non il numero 2 ma il numero 1, perché si fanno fiamme a 7-8 metri di altezza con una danza particolare, un costume, tutto con le luci, una cosa. Fino ad aver coronato nel 2010 addirittura un record mondiale di forza e di potenza di Qigong. Poi sarebbe una branchia delle arti marziali. E difatti in tutte queste foto, qui ci sono una miriade di artisti, eccetera, cose varie. E un giorno stavo tornando da Napoli, ho incontrato Bruno Mancini sulla scala. Ho detto, e là, che fai? Detto, sto contando le nuvole. Ebbene, fai qualcosa. Così è iniziato per scherzo questa, diciamo, questa simbiosi, questo momento di stare insieme. E poi quest'anno siamo
prima abbiamo fatto con l'inaugurazione la Casa dei Popoli, appunto c'era solo una mostra di fotografica sulla Cina. Praticamente queste sono 28 tavole, sono praticamente tutti i 27 siti archeologici naturali della Cina, che è patrimonio mondiale, e ci sta una cosa impressionante, addirittura il Buddha di Leshan, 74 miliardi, sono delle cose. La Cina veramente è un grande paese, sia come posto, come tutto. E allora è iniziato, poi c'è stata altri vari incontri, fino a che poi c'era questa Expo a Milano. Addirittura venne il sindaco di Sapia in questo teatro Parenti. E poi dentro si recitava, perché poesie, cioè è un fatto proprio che non era solo un fatto di libri, era proprio questa cultura. E per arrivare appunto a noi c'è stata, diciamo, facciamo sto premio, qua la facciamo così, a casa, no? Detto, se mettiamo assieme un po' di artisti sull'isola, vediamo che succede. E infatti sono andato dal mio amico Raffaele Di Costanzo, che veramente è un grandissimo, avete visto quelle sculture, sono radici di alberi veramente notevoli, eccezionali. C'è un museo, lui proprio si chiama Il Ceppo Matto, che è fantastico. Poi da là già la mostra c'era, poi abbiamo iniziato, ieri ho preso le sculture di Sapia Giuseppe, fa delle sculture con il vetro eccezionali. Poi andando dalla signora, a proposito, non vedo la signora tedesca, come si chiama il nome? Non lo ricordo. Schreder. C'è la merda che foglio per fuori. Che primo entrante, la prima parete di sinistra. Ah, ecco, Schreder Gabriele Sandra. C'è angelo 1, angelo 2, angelo 3, che scrive gli angioletti gli viaggiano. Poi dopo, subito dopo, c'è la bravissima Ilenia Pilato, lei collage, fa queste opere veramente particolarissime, stupende. E insieme vede che ci sia anche il quadro della madre, giusto? Sì. Come si chiama la mamma? Magda Kismet, quel quadro grande. Poi andando un po' più a sinistra c'è, ecco, questo è emblematico, l'Araba Fenice, il mitico uccello che risorgeva dalle sue ceneri. Un po' lo siamo tutti Araba Fenice, perché nei momenti, diciamo, di dissapori, perché la vita ci mette sempre alla prova, o la perdita di una persona cara, il lavoro, gli interessi, qualsiasi cosa. Anche se uno è affezionato a un cane o un gatto da 15-20 anni, e tu lo dico io per dimenticare. Allora ecco che noi dobbiamo risorgere dalle nostre ceneri e ritornare più forti di prima. Ecco quello che faceva l'Araba Fenice. Poi ci sono degli altri magi da Milano, da Milano, che fa questi grandi fiori girasoli. Poi ci sta quello, come si chiama, con il poligrafico. Pirografia. Come si chiama? Io sono Fermina Migliaccio. Dopo gradirei che ognuno viene, che deve dare un suo pensiero, qualcosa che è importante. E poi c'è l'altro, aspetta, abbiamo fatto una scuola per chi era assieme, tu hai capito, 45 anni fa. Me lo viene a dire questo nome qua? Francesco Mazzella. Te la ricordi la preside? Che schiglia lamba! Damiani. Che forza, eh? 45 anni esatti. Luogo tenente di ferro, non... Forza, un personaggio. E poi c'è... Liga, come si chiama? Liga? Enrica Soligon. La pisca. Ah, c'è il quadro qui. Liga. La pisca, sì. Che poi c'ha praticamente su un libro delle poesie 8 milioni, che devo dire è stato un po' particolare quest'anno. Addirittura c'è. Non è che sono misantropo, un po' egocentrico, però sono forse l'unico personaggio al mondo che hanno scritto una leggenda prima di morire, 12 anni fa. Vino e limone, il fuoco, la leggenda dell'uomo chiamato Dragone. Ed è molto simpatica. Poi ci sono comunque tantissimi aneddoti belli dentro, cose, personaggi. E in particolar modo,
voglio anche fermarmi un secondino solo qui. Ho voluto dedicare una paginetta a questo signore Francesco Di Costanza. Pensate che già 18 diverse volte in America, clandestino, passaporto falso, cioè durante la seconda guerra mondiale, 9 figli, ha messo diverse attività, cioè immaginate, poi sono 40 anni esatti fa che non c'è più. Questa invece è la foto che sempre di 40 anni fa, l'ho voluto mettere apposta per ricordarci come eravamo, quando lui è giovane, forte, vigore, tanti progetti, che poi si affievoliscono con il tempo. Ma guarda, ma io sto pensando a cosa, ancora cosa devo fare della mia vita a 60 anni. Comunque sono bellissime poesie, 35 poesie in concorso, veramente sono state, le ho lette e rilette, sono veramente bellissime, devo dire. E appunto quella che ha vinto mi ha dato veramente un momento di gioia, artista, perché era praticamente come se avesse descritto la mia personalità, la personalità di ognuno di voi, perché l'artista è artista. Cioè quello che fa un artista non viene dimenticato, c'ha il suo personaggio, il suo mondo. E io vorrei quasi quasi, guarda, ma proprio leggere, la vogliamo leggere? Artista, piccolo uomo, ti distingui dagli altri per le tue opere creative, raccolte in una parola chiamata arte. Fai spettacolo con la voce, con le tue mani, con il movimento del tuo corpo lanciato in volo fino a raccogliere le gocce del cielo. Bella, questa. Mai ti fermi, continua a improvvisare anche i versi per espandere nei cuori la bellezza del creato. Sì, in questa vita, come mortale, tu non rimani come le mura presenti di un castello fatto di sogni e di chimere. Resti nell'immagine di quel tuo amato fans o di chi ti ha applaudito in quell'istante della tua gloria. Tu appartieni alla bellezza della vita e tale tu rimarrai, anche se la tua storia sarà eternamente finita. Rendere onore tutti ti devono, ma tu resterai umile e mai la tua ombra scomparirà, anche quando il tuo fiato torna nel cielo e tutto il tuo mondo scomparirà. E beh, glielo facciamo un applauso. Proprio categoria per gli artisti, perché ogni artista ha un suo mondo e poi ogni artista si crea il suo mondo, che poi viene apportato microcosmo, macrocosmo, perché noi andiamo nella la poesia l'abbiamo letta. Allora domani, se non c'è vento, faremo anche un bello spettacolo del dragone. Stasera vediamo anche il vestito, però non dimentichiamo che stasera abbiamo una splendida, di voi venisse qua e una parola, ecco, perché quest'arte, l'arte ci accomuna, c'è pittura, scultura, vetro, qui io volevo anche il bronzo, purtroppo è mancato, però abbiamo da qui al venerdì, sicuramente avrò la ceramica e altri artisti ancora. E allora seguiamo con la scaletta e passiamo la parola a questo screanzato. Pensate che lui ha fatto la telecronaca per me qualcosa, avevo 23 anni, 38, 37, ho fatto il titolo italiano di Full Contact e lui ha fatto la... Ah, basta così, state zitto, non mi fa ricordare il passato, che devo pensare, che cosa devo fare del mio futuro. Vincenzo Savarese, un caro amico, l'amico di tutti Ischia, prima c'era la televisione, radio, lui è stato veramente uno che ha dato tantissimo. Ma lei ci accendiamo. No, ma viene bene, che deve. Lo riesce a prendere bene? Un po' più dietro. Vox Ischitana presenta La Mancineide. Non sono principi. Bruno Mancini, non solo un nome. Pensiero tragico, stiletto al centro del mio centro, per me che ascolto Gilda, tra meridiana immobile e forse antichi flussi di misteri. Malie.
non più baldo dissacratore, scalzo su braci aculei, quando solstizio di desiderio per lei ristagna nell'apparire, simulacro di chi non fu. Io sì, la vidi singhiozzare, i battiti a milioni, sacrilegio di tutte le bestemmie e l'ideogramma dell'unica condanna. Che siate maledetti! Nel fingere bucoliche attrazioni, nirvana, catechesi o piacea, ancora sommo offese e pentimenti dei miei di lui, dei miei di lei, forse violenze, o forse candeline sulle torte, e mi presento il conto, espresso in Babilonia di sfinge poliglotta, sensazioni, sentimenti, di mie passioni sfatte. Mentre su in cielo, un titolo a sei colonne. Lui sarà mio. E si chiamava Ignazio.